Anche noi volevamo sollevare qualche perplessità, pur chiaramente condividendo lo spirito, nel senso che ovviamente anche per noi il servizio civile è importante e va valorizzato nella giusta maniera, però proprio per questo motivo, oltre a servizio civile, noi lo vorremmo chiamare servizio civico e vorremmo che fosse questo lo spirito principale con cui i giovani venissero a proporsi per dare appunto il proprio contributo alla società. Faccio questa osservazione partendo da due considerazioni, da una considerazione e da dei dati. Guardando la tabella che ci è stata presentata, dal 2008, anno di inizio della crisi, a oggi si è passati da 237 domande a un picco nel 2014 di 1699 domande. Quindi il dubbio che ci è sorto è che, ad esempio, il contributo, il rimborso spese che viene dato a questi giovani che si propongono per il servizio civile sia per loro una sorta di aiuto da un lato per quanto riguarda un'eventuale situazione economica o di difficoltà, dall'altro però non deve essere questo naturalmente che incentiva i giovani a proporsi per il servizio civile. Quindi una perplessità è questa, cioè che questo contributo non venga scambiato come una sorta di alternativa a un reddito che in realtà si fa fatica a trovare tramite altre strade, così come la stessa considerazione si può fare in un certo qual modo per il discorso dell'utilizzo dei fondi di garanzia giovani, che non mettiamo in dubbio che dal punto di vista normativo procedurale sia corretto utilizzarli, però quantomeno garanzia giovani dovrebbe essere uno strumento per poi aumentare l'occupazione stabile all'interno del nostro paese, mentre invece abbiamo riscontro di numerosi casi in cui in realtà viene utilizzato come mezzo da parte degli imprenditori per risparmiare. Questi giovani purtroppo percepiscono questi contributi anche in ritardo e poi si ritrovano punto a capo a doversi cercare un lavoro. Non vorremmo che questo succedesse anche tramite il servizio civile, che invece deve essere sì un periodo di formazione, ma non tanto professionale quanto umana, che poi questo eventualmente apra strade dal punto di vista della propria vocazione personale anche ad una eventuale futura professione, ben venga, ma non deve essere interpretato come anche eventualmente una corsia, non dico corsia preferenziale, o comunque un qualche cosa in più da poter utilizzare per poi trovare un impiego anche all'interno eventualmente delle amministrazioni pubbliche, visto che si è parlato anche di lavoro regionale. Quindi anche noi ci asterremo sollevando queste perplessità. Per il resto, chiaramente, ripeto, anche noi appoggiamo pienamente quello che è il valore del servizio civile. Accanto a questo ci piacerebbe che si affiancassero chiaramente strumenti per integrazione sociale, e qui non siamo concordi con la Lega per quanto riguarda il discorso degli immigrati, perché chiaramente questo può essere uno strumento di integrazione sociale, visto che, insomma, ammettiamo anche la realtà dei fatti, cioè ci sono e chiaramente non possiamo far finta che non esistano, e quindi ben venga l'integrazione sociale. E quindi, insomma, ripeto, vorremmo che questi strumenti fossero affiancati anche da altri, quali ad esempio il reddito di cittadinanza, che potrebbero invece andare a mettere un tampone a quelle situazioni di difficoltà economica. Grazie.